Sportive e sportivi, buon pomeriggio e benvenuto allo stadio Felice Chinetti di Sant'Anna, dove si chiama l'incontro a valere per la 27esima giornata del campionato di eccellenza tra Busto Cantuno e Varese. Le formazioni: Varese con il numero 1 Scapolo, 2 Lonardi Lorenzo, 3 Lonardi Daniele, 4 Marinari, 5 Zughi, 6 Simonetto, 7 Mondoni, 8 Cross, 9 Noceri, 10 Silla, 11 Scaramuzza. A disposizione di mister comunitari con il numero 12 Riva, 13 Risotto, 14 Pirello, 15 Stoppa, 16 Paroni, 17 Corrado, 18 Massimo. Busto Cantuno con il numero 1 Cattoli, 2 Pippa, 3 Piscegna, 4 Vecchio, 5 Capitano, Bari, 6 Gagnoppi, 7 Spogna Meglio, 8 Calenza, 9 Bello, 10 Giorgio, 11 Palumbo. A disposizione di mister Cibariati con il 12 Monzani, 13 Licu, 14 Calzi, 15 Sciullani, 16 Vago, 17 Dalmolin, 18 Milani, 19 Cartola, 20 Franchi. Dirige l'incontro il signor Oscar Ozzella di Benevento, coadiuvato dai signori Manzini e Colani. Partiti, Busto 81 in maglia nerazzurra, Varese in maglia bianca, 27esima giornata del girone di eccellenza. Recupera palla il Busto 81 con Cannizzaro, attenzione, un errore, prova a ripartire il Varese, la palla in profondità, Silla, Varese 1, Busto 81 0, la rete di Silla dopo un paio di minuti di gioco. Vediamo Palumbo, Becchio, Ferri, Berberi, la palla spiove, il colpo di testa di Berberi, palla fuori. Giovio in profondità per Palumbo, Palumbo mette giù il pallone, vediamo se ci riesce Berberi, la conclusione, calcio d'angolo, il cross al centro di Giovio, il colpo di testa di Ferri addirittura, incredibile, palla che resta lì, Zucca non riesce a metterla dentro. Ecco Giovio nuovamente recupera palla al Busto 81, l'apertura di Giovio per Berberi, Berberi prova ad allungare per Palumbo, vediamo Palumbo, la conclusione di Palumbo, Scapolo c'è. Attenzione alla palla in profondità, Scapolo la perde, Palumbo viene esteso. Ma il direttore di gara non dice nulla, sembrava calcio di rigore a tutti gli effetti. Attenzione alla palla in profondità, Scapolo la perde, Palumbo viene esteso. L'apertura è pretenziosa, la conclusione dal limite, ci sta la parata di Riccardi. Mondoni a Scaramuzza punta Blicu, Scaramuzza se ne va, mette il pallone al centro, chiudura provvidenziale di Cannizzaro, l'apertura per Scaramuzza punta Blicu, se ne va Scaramuzza, palla al centro, la chiusura provvidenziale di Ferri. Su questa azione si chiude il primo tempo. Applauso dei tifosi del Varese per un Varese in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Silla in apertura. Io non ce li ho più. Partiti. Palla di nuovo al centro. Puca, Silla di nuovo. Attenzione, lascia la palla, attraversa la rete, raddoppia il Varese.
attenzione a Berberi, prova ad andare via Berberi, scapolo esce. Attenzione ancora nuovamente, il colpo di testa, Riccardi salva il bus 81 dalla capitolazione, dal 3-0, ottima azione di un ottimo Varese. Vecchio, scapolo, tranquillo. C'era fuori gioco, il direttore di gara, il guardianino interviene, interviene Ferri a chiudere l'azione. Riccardi, adesso, attenzione. Del Varese, arriva la terza rete del Varese, attenzione la conclusione, scapolo non la tiene, la palla in profondità, attenzione l'uscita di scapolo, il pallone al centro, il controllo di Berberi. Attenzione al Varese, il pallone al centro, la chiusura provvidenziale, chiude, calcio di rigore per il Varese, maglia numero 4, Marinelli sul dischetto per il poker, fischia il direttore di gara, Marinelli, Varese 4, Busto 31-0. Finisce qua, Varese batte Busto 81-4-0.